alle mie spalle è questo lettino per la terapia intensiva prenatale, che quindi è di fondamentale importanza, specialmente in questo periodo Covid. È una donazione che letteralmente salva la vita dei più piccoli, quella effettuata dal Rotary International. 3 unità Life Start ai reparti di neonatologia dell'ospedale di Arezzo, Nottola e Grosseto. Sì, è un momento bellissimo perché le alleanze tra le associazioni e le istituzioni sono quelle che portano avanti i progetti della salute. Avere qui oggi il Rotary, avere questa donazione importante che è andata nei vari angoli del nostro territorio, ci dà il segnale di quanto i servizi sanitari siano vicini ai cittadini e di quanto sia importante portarli avanti insieme. Così la rianimazione dei neonati potrà avvenire più rapidamente e in sicurezza. Un apparecchio di altissima innovazione che ci pone all'avanguardia a livello regionale e nazionale. È uno strumento che permette di rianimare il bambino quando ancora il cordone ombelicale è integro. Perché può capitare che un bambino ha bisogno di essere rianimato quando nelle primissime fasi della nascita, e noi sappiamo che mantenere il cordone integro è un vantaggio per la sua salute e per la salute della madre e del bambino stesso, soprattutto del bambino. Quindi noi possiamo, con questa macchina che è piccola, ha le dimensioni giuste, ma a cui non manca niente, la possibilità di ossigeno, gas medicali, è riscaldata con un cuscino particolare, ci permette di iniziare a trattare il bambino sul piano cosiddetto perineale, cioè il piano della nascita. Quindi uno strumento straordinario di qualità scientifica e assistenziale d'avanguardia, che sicuramente sta molto bene nella terapia intensiva di Arezzo, che è l'unica terapia intensiva che abbiamo nella nostra azienda sud-est e che lavora su tantissimi parti, oltre 1400 parti, che è il numero più alto di nati delle 3 province, sia in Arezzo e Grosseto, e che sicuramente merita di essere tra le prime in Toscana ad avere questo tipo di strumento.